siccome siamo tra donne, quindi ci sentiamo molto liberi di indossare quello che ci pare. Si sono spenti i riflettori e le polemiche sulla finale di Supercoppa tra Juventus e Milan, giocata in Arabia Saudita in uno stadio con settori separati per le donne. Una scelta che ha diviso l'opinione pubblica. Ma anche in Italia ci sono luoghi per sole donne. A Torino, ad esempio, dove ogni domenica una piscina pubblica viene riservata alle donne, soprattutto musulmane. Sono contentissima, vengo a sfogare, vedo i miei amici, parliamo, ridiamo. Torino, domenica mattina, all'ingresso della piscina Massari, la gioia di chi attende tutta la settimana un'occasione di sport e la chiarezza di chi rivendica una scelta precisa. Io penso proprio che sia una libertà. È la mia... Io sono Mariam e ho scelto di venire in piscina per sole donne. Non sono stata costretta da nessuno. Era il 2008 quando la WISP, in questo impianto alla periferia torinese, lanciava il primo progetto in Italia di una piscina al femminile. Ogni domenica mattina, per 2 ore, dalle 10 a mezzogiorno, ingresso riservato alle donne, negato alla presenza maschile. E la finalità era costruire opportunità di pratica sportiva calibrate, costruite sulle esigenze delle donne. Ci sono anche donne italiane che si sentono più libere a frequentare questa piscina, non hanno voglia di mostrare il loro fisico in situazioni promiscue. La maggior parte delle donne che frequentano la piscina nell'orario riservato è però di religione musulmana. Mi stanno dando una opportunità per uscire, per fare un sport che non avevo mai sognato di farlo, perché comunque io arrivo da una cultura che va bene, ci sono donne che vanno in piscine miste, però ci sono altre donne che si sentono a disagio. Per me la domenica è sacra, il mattino è mia, questo è il mio spazio. Uno spazio esclusivo circondato da sostegno e critiche da 11 anni, una realtà. E se per alcune la piscina riservata è un'occasione di nuotare altrimenti preclusa, per molte giovani è una scelta autonoma. Io ho la possibilità di andare in altre piscine con il burkini, però il fatto di poter stare in questa piscina tra sole donne e anche senza il burkini mi dà un valore aggiunto. Una separazione scelta, diversa, dicono queste ragazze, da quella imposta nello stadio di Jeddah alle donne saudite durante la Supercoppa di calcio Juve-Milan, sulla quale, ai bordi di questa piscina, si raccolgono pareri diversi. Hanno dato lo spazio alla donna a vedere la partita, non è che hanno detto no, le donne non vedono la partita. Sì, la vedono, però è un spazio protetto. Non l'ho vista come discriminazione, ma l'ho vista come protezione. Non so in Arabia Saudita quali sono i posti dove le donne non possono entrare, dove ci sono gli uomini e quant'altro, però se mi fosse vietato di entrare in un bar piuttosto che in un ristorante, a quel punto certo che non mi andrebbe bene e cercherei di riprendermi i miei diritti assolutamente. Ma è proprio sul terreno dei diritti, quelli conquistati dalle donne in Italia, che sin dall'inizio sono nate critiche per il ritorno a una separazione nello spazio pubblico nel cuore di Torino. Qualcuno legge questa iniziativa come un tornare indietro rispetto a quello che hanno conquistato le donne in Italia. No, assolutamente, io credo che nel mondo delle donne, sia nella parte sportiva che anche nella parte estetica, ci sia bisogno di una certa privacy per alcune attività sportive, e questo secondo me non ha nessun legame con l'emancipazione, anzi per me la libertà di indossare il velo o non indossarlo è una libertà, l'importante è che sia una scelta personale. Punti di vista sullo sfondo di un progetto che a Torino porta a nuotare 80 donne all'anno, mentre in altre città, da Mestre a Rovigo a Milano, in passato ha ricevuto dure critiche. E un'accusa su tutte, quella di non promuovere una corretta integrazione, ma di accettare una resa identitaria. Perché dobbiamo autoimporci una separazione tra uomini e donne in una piscina pubblica? Non è una separazione, è un progetto dedicato. Questo progetto valorizza le donne, va incontro alle loro esigenze, mentre fuori tutto ciò che sembra libero, in molti casi non lo è, lo sappiamo.